Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e apriamo parlando di opere, di infrastrutture, ma anche di traffico, traffico migliorato perché stamani c'è stata la posa del ponte alla variante che è antigiana, una strada davvero fondamentale per liberare Grassina dal traffico. E ci colleghiamo adesso con Chiara Valentini che è proprio lì e ha seguito questo intervento. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno. Dopo l'intervento della scorsa settimana nella zona di Ponte a Nicchieri, questa mattina è stato il momento della posa del primo tratto del nuovo ponte della variante alla Chiantigiana nella zona del Borro delle Argille. Un'operazione spettacolare. Le gru hanno agganciato l'impalcato e lo hanno posizionato sulla pila centrale del ponte. Un momento fondamentale per la realizzazione di un'opera di cui si parla da decenni, un'opera da 38 milioni di finanziamento complessivo, finanziata dalla Regione, dalla città metropolitana, ma anche dai comuni di Bagno a Ripoli e da Greve in Chianti. La realizzazione è affidata interamente a una ditta toscana, la Rosi Leopoldo. Il primo lotto, quello che va da Ponte a Nicchieri a Ghiacciaia, che si trova subito dopo Grassina e di cui il ponte fa parte, sarà realizzato entro il novembre di quest'anno e permetterà di liberare il centro di Grassina dal traffico diretto a San Polo e alla zona artigianale Scolivigne, quella dove si trovano molte aziende della moda del lusso. Subito dopo, entro la fine di quest'anno, partiranno i cantieri per il secondo lotto che sarà completato entro la fine del 2026 e permetterà di liberare Grassina anche da tutto il traffico che è diretto verso il Chianti. Per il secondo lotto mancano ancora pochissimi finanziamenti da parte della Regione. Il presidente Gianni, che era qui comunque stamattina, ha garantito che arriverà anche quest'ultimo finanziamento. Ha ricordato come la Toscana delle infrastrutture stia andando avanti a grandi passi. Io vi lascio con le parole del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. Poi la linea torna allo studio. E effettivamente sono quasi 50 anni che si parla di realizzare quest'opera, invece adesso finalmente ci siamo, dalle parole siamo passati ai fatti, perché ormai è prossima la conclusione dei lavori e con il varo di questo ponte sulla zona delle Argille, sopra Grassina, si fa un passo decisivo per concludere l'opera che è attesa transitabile già entro fine anno 2024, per cui con oggi si completano le opere complesse per realizzare la variante alla Chiantigiana, che è un'opera fondamentale per Grassina, per i suoi cittadini, per le imprese che qui ci sono, soprattutto nella zona di Scolivigne, imprese di eccellenza, ma direi per tutto il Chianti, perché questa è la porta del Chianti che dà verso Firenze, verso il casello autostradale, e quindi è un'opera fondamentale per tutti i cittadini che vivono e risiedono, le imprese che ci sono in questo quadrante a sud-est di Firenze. Primo lotto, poi ci sarà il secondo, ci sono anche altre, chiamiamole opere accessorie, a partire dalle rotonde di Ponte a Nicchieri, è tutto compreso nella realizzazione. Sì, tutto già finanziato, tutto già progettato, le aree già tutte espropriate, gli appalti tutti fatti e c'è da limare, stiamo studiando per fluidificare al massimo il traffico, le rotatorie nella zona di Ponte a Nicchieri, ma diciamo è tutto pronto per poterla veramente inaugurare entro fine anno. Con oggi si inizia veramente un conto alla rovescia per l'inaugurazione. Come spesso accade nelle lunghe opere di realizzazione, lei non starà a tagliare il nastro in veste di sindaco. Ci abbiamo lavorato con grande impegno in questi anni, in questi mesi e adesso finalmente questo che è un passaggio storico, forse anche l'emblema di un'opera che non decollava mai, piena di problemi, invece con impegno, con il lavoro siamo riusciti a portarla a fondo e siamo contenti che comunque anche se non la inaugureremo ma la porteremo avanti fino al 90% e questo credo sia compito di ogni amministratore cercare di lavorare col massimo impegno e poi lasciare anche a chi verrà dopo magari la soddisfazione di inaugurarlo, ma insomma, il lavoro è stato fondamentale in questi anni. E prosegue la protesta dei trattori al centro delle problematiche del mondo dell'agricoltura, i trattori della Val di Chiana nell'Aretino in corteo per dirigersi a Roma. Vediamo il servizio.
Sono pronti per partire dopo 7 giorni di presidio qui al casello A1 Val di Chiana. I manifestanti si stanno organizzando, stanno formando il corteo, verranno scortati dalle forze dell'ordine, imboccheranno la Cassia, la direzione è Roma. Si sono dati appuntamento in zona Nomentana, 15 ettari di terreno per ospitare agricoltori da tutta Italia. Da Sinalunga circa 80 i mezzi che si sono messi in marcia, 800 quelli attesi a Roma. Abbiamo avuto i primi contatti, diciamo che si è aperta una piccola finestra di dialogo, non abbiamo ancora avuto un incontro ufficiale e siamo in attesa. Siamo contenti per la partecipazione. E anche per la popolazione è venuta, ci ha portato pasti caldi, ci ha aiutato nell'organizzazione. Ora si va a Roma, sapevamo che dovevamo fare questo passo, deve essere un insegnamento per l'associazione di categoria, perché alla fine un gruppo di contadini semplici, se vuole, riesce ad organizzarsi e a fare tutto. Un manifesto di 10 punti, le priorità per voi in questo momento quali sono? La priorità poi sono tutti i punti che si possono collegare, a partire dal Green Deal, però una battaglia va fatta in Europa. A qualcosa possiamo fare a livello nazionale, un tavolo tecnico permanente proprio per avere la forza che ci ha levato l'associazione di categoria in questi anni. Noi vogliamo trattare direttamente con il governo. E un altro punto molto importante è andare a cercare di diminuire sia la burocrazia e anche la tassazione. Comunque sarà una battaglia lunga, ma siamo disposti a metterci al tavolino perché, ripeto, non vogliamo andare a fare la guerra al governo. Ora c'è la destra, ma andava bene anche la sinistra. Qualsiasi governo ci sia deve prendere la responsabilità, aiutarci e andare in Europa a combattere i nostri problemi. Adesso quello che vedete in queste immagini registrate con un telefonino di un cittadino è l'uomo che ieri pomeriggio ha coltellato almeno altre 2 persone in pieno centro a Prato. È accaduto in Piazza Duomo al culmine di quello che sembra un regolamento di conti tra spacciatori nordafricani. Intorno alle 14.30 il cuore del centro storico si è trasformato in un far west con parapiglia tra bande, terminato con almeno 2 feriti. Sul posto sono arrivate 2 ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale e poi la polizia. Per fortuna le ferite riportate dai 2 di 31 e 28 anni non sono gravi e adesso è caccia all'uomo che ha sferrato i colpi. Grazie alle telecamere della videosorveglianza pubblica, le forze dell'ordine lo avrebbero riconosciuto, sarebbero sulle sue tracce. Si tratterebbe di un magrebino di 28 anni. E ora parliamo di migranti, Bartolo, ancora naufragi e morti, ma nessuno ne parla. Il noto medico di Lampedusa, oggi europarlamentare, ha visitato il centro di accoglienza di Vico Faro, in provincia di Pistoia, dove la situazione è ancora critica per l'alto numero di presenze. Sentiamo nel servizio. Nessuno ne parla più, ma ieri c'è stato ancora un naufragio a Lampedusa, continuano ad arrivare, ci sono stati dei morti, però non ne parla più nessuno perché devono fare capire che il problema è stato risolto. Pietro Bartolo, medico e politico responsabile sanitario dal 1992 al 2019 delle prime visite ai migranti che sbarcano a Lampedusa e oggi europarlamentare del PD, attacca chi sostiene che la situazione per quanto riguarda gli arrivi sarebbe migliorata grazie agli accordi raggiunti con la Tunisia e anche con l'Albania. Bartolo ha visitato a Pistoia il centro di accoglienza migranti di Vico Faro, gestito da Don Massimo Biancalani. Per l'europarlamentare il problema non è risolto per nulla e non si risolverà fino a quando noi l'approcceremo nel modo in cui l'abbiamo approcciato, cioè dire con la deterrenza, con i filo sminati, con i muri, con i rimpatri, con gli accordi con paesi terzi, quello che stiamo cercando di fare con l'Albania, con il Sayed e addirittura di riproporlo con altri paesi, laddove magari ci sono dei dittatori, perché questo è quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Beh, sicuramente Don Massimo ha fatto delle cose, anche se è stato molto avversato, però veramente un uomo straordinario, coraggioso, e ha tutta la mia solidarietà, motivo per cui oggi sono qua anche per incontrare lui, ma sicuramente anche per incontrare i ragazzi. In questo periodo invernale c'è tanta richiesta chi magari in periodo estivo si arrangia proprio stando anche in strada d'inverno, questo non è possibile, quindi cercano luoghi come questo e noi finché riusciamo, numeri alti, quindi siamo sui 130 persone.
E andiamo a Prato, che vanta un primato a livello scolastico, il doppio della media italiana per la presenza di stranieri nelle scuole. Vediamo. Nelle scuole di Prato quasi un alunno ogni tre è di origine straniera, una percentuale del 28% che è nettamente la più alta tra le province italiane e doppia alla grande quella nazionale che è del 10,6%. I dati riferiti nel corso del convegno Scuola Plurale che si è tenuto al Museo del Tessuto non sorprendono se si considera che quasi un quarto dei residenti nel comune di Prato risulta essere di origine straniera. Per la precisione, al 31 dicembre scorso erano 48.793 su un totale di 196.277 iscritti all'anagrafe. La parte del leone la fanno i cinesi che con 31.482 residenti rappresentano la comunità più numerosa. Tra i residenti stranieri crescono comunque le seconde generazioni. 9.022 risultano infatti essere nati a Prato e 2.422 in altri comuni d'Italia. La presenza di una così alta percentuale di bambini e ragazzi con famiglie straniere fa naturalmente della scuola di Prato una sorta di laboratorio delle politiche di inclusione, con importanti riflessi anche sulla didattica, un aspetto sul quale non c'è molta attenzione a livello nazionale, ma che vede il comune di Prato in prima fila, come ha sottolineato l'assessore all'immigrazione Simone Mangani. Confrontiamo sistemi territoriali che gli enti locali, insieme a partner del terzo settore e agli altri livelli di governo, hanno messo in piedi nel corso del tempo, dice, sostituendosi all'assenza dello Stato in tema di politiche di inclusione scolastica in riferimento a territori come il nostro, in cui la percentuale di alunni con background migratorio è particolarmente elevata. Presentato il bilancio dell'attività 2023 della Polizia Provinciale Pratese, priorità alla tutela ambientale degli animali e c'è un boom di veicoli abbandonati, recuperati. Vediamo. Nel 2023 la Polizia Provinciale di Prato ha recuperato ben 187 veicoli abbandonati, un numero record grazie all'operazione che ha portato al sequestro penale di un'area in zona Mezzana a ridosso del casello Prato Est. Il sequestro di 150 veicoli che erano in stato quindi di abbandono e quindi erano qualificati come rifiuti. Il dato è emerso dal bilancio 2023 delle attività del Corpo, che da marzo potrà mettere in campo una pattuglia in più sul territorio grazie all'arrivo di un nuovo agente che con i 3 assunti nel 2023 riporta a 12 le unità in servizio. Sono state inviate alla Procura 69 informative, di cui 29 comunicazioni di notizie di reato e 40 indagini delegate dalla stessa autorità giudiziaria, per un totale di 108 reati contestati e 31 persone denunciate sui fronti della tutela ambientale, abbandono dei rifiuti, maltrattamento e detenzione di animali. Sono stati 14 casi di avvelenamento di animali o di rinvenimento di esche avvelenate, di cui 3 risultati positivi. Gli interventi di iniziativa in flagranza di reato hanno portato al sequestro di 9 mezzi di caccia e pesca vietati e il sequestro di 102 animali catturati abusivamente. Delle 578 sanzioni amministrative, 38 sono per rifiuti, 27 in materia di caccia e 509 per violazione del codice della strada, in diminuzione rispetto al 2022 quando se ne registrarono 722. Su quest'ultimo capitolo fa la parte del leone il territorio di Poggio Caiano, con ben 320 sanzioni grazie ai 2 T-Red lungo la regionale 66 al Ponte Manetti. In questa occasione il presidente della provincia Simone Calamai ha conferito al Corpo l'encomio per l'impegno profuso nel 2023. Un lavoro sicuramente ampio in quelli che sono i campi insomma d'attività, ma dedicato alla tutela di alcuni aspetti che sono fondamentali per il benessere di tutti noi, ma anche per la nostra sicurezza. Forte anche l'impegno come protezione civile durante la disastrosa alluvione del 2 novembre, per questo è stato consegnato un riconoscimento all'agente Tommaso Beneforti. E ha salvato insomma anche tante persone che erano in pericolo. Ed è scomparso all'età di 84 anni Antonio Paolucci, è morto a Firenze, città dove viveva, una delle personalità più importanti della politica culturale italiana da decenni. L'auditorium degli Uffizi, tra l'altro, prenderà il suo nome, un uomo davvero appassionato che ha lottato sempre in modo anche chiaro e schietto per la tutela dell'arte e della cultura. Vediamo.
È morto a Firenze Antonio Paolucci, ex sovrintendente del Polo Museale, ex ministro per i beni culturali durante il governo Dini e anche direttore dei Musei Vaticani. Tra i più stimati storici ed esperti d'arte italiani, era originario di Rimini, dove era nato il 19 settembre 1939. Fu allievo di Roberto Longhi. Scomparso nel tardo pomeriggio di ieri nel capoluogo toscano dove viveva e dove si terranno i funerali, aveva iniziato la sua carriera vincendo il concorso come ispettore delle belle arti all'interno della soprintendenza ai beni artistici e storici di Firenze nel 1969. Nel corso della sua carriera è stato anche soprintendente a Venezia, Verona, Mantova e direttore dell'opificio delle pietre dure a Firenze. Nel 1988 è stato nominato soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, Prato e Pistoia, ruolo che lo ha portato ad occuparsi nel 1993 dei danni al patrimonio artistico provocati dall'attentato dei Georgofoli alla Galleria degli Uffizi. Da 1955 a 1966 è stato ministro per i beni culturali nel governo di Lamberto Dini. Con l'istituzione dei poli speciali nel 2002, Paolucci viene nominato soprintendente del Polo Museale Fiorentino e nel 2004 diviene anche direttore regionale per i beni storici, artistici e paesaggistici della Toscana. Nel 1997 fu anche nominato commissario straordinario per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi, colpita dal terremoto. Nel 93 ricordo il suo intervento straordinario quando ci parlava dei colli fiorentini che salvaguardavamo, si parlava allora di alcuni interventi sul Mugnone e lui ci descrisse in un discorso epico quello che era il Mugnone delle novelle del Decamerone di Boccaccio, insomma una personalità che ha sempre manifestato accanto a una profonda cultura e interesse per i beni culturali e anche un senso civico che ci fa dire oggi che è morto un grande fiorentino, ma il segno che ha lasciato rimarrà per il futuro. E i ragazzi delle scuole di Grosseto protagonisti della Giornata Mondiale delle Aree Umide. Carlo Sestini. In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, Legambiente è tornata a fare tappa a Castiglione della Pescaia. Una mattinata con le studentesse e gli studenti della seconda e terza elementare dell'Istituto Orsini presso la Diaccia Botrona in compagnia del sindaco di Castiglione Elena Nappi, del componente della Segreteria Nazionale di Legambiente Angelo Gentili e delle educatrici dell'Associazione Ambientalista. Le zone umide sono degli ecosistemi fondamentali, strategici, importanti. Tantissimi, sia come riserve di acqua, sia come contrasto al dissesto idrogeologico, sia come protezione e tutela della fauna selvatica e migratoria che proprio qui trova i luoghi migliori per stare, per vivere o per migrare e poi ritornare via. Ecco, quindi noi vogliamo in tutta Italia celebrare questa giornata e oggi siamo qui alla Diaccia Botrona proprio per dare un segnale forte rispetto all'importanza di questa area unica dal punto di vista ambientale. Noi abbiamo un gioiello all'interno del comune Castiglione della Pescaia, nella riserva naturale della Diaccia Botrona, che è uno scrigno di biodiversità dove la rifauna la fa da padrone con i suoi fenicotteri rosa, con il falco pescatore, con tutti i grandi volatili che qui soggiornano e che fanno una bellissima esperienza, che ci fanno anche godere di questa bellissima esperienza. Noi vogliamo trasmettere ai nostri amanti, ai nostri fruitori, ai nostri ragazzi, perché questa giornata è dedicata in particolar modo a loro, alla conoscenza, alla tutela, alla protezione e alla valorizzazione di questa zona umida, di poterne fruire nel modo più bello. Io mi fermo qui, grazie per averci seguiti, arrivederci.